Ciao bambini, questo è Electric. Oggi siamo qui per un particolare Supatuba. Per chi non lo sapesse, questo è Supatuba Season 2. Un video che arriva una volta ogni tanto a quanto pare. Cosa facciamo? Prendiamo uno YouTuber, poi prendiamo dei superpoteri scelti da voi e creiamo così un supereroe o super cattivo, sempre votato da voi, che generalmente facciamo in live insieme a voi. Sul mitico sito Viola, link in descrizione. Lo YouTuber più votato questa volta, anche streamer in questo caso, è il Masseo. Se non sai chi è e sfogli questa piattaforma, probabilmente è vissuto in un bunker antiatomico nell'ultimo anno. E nell'ultimo video qualche commento si è espresso nel sentire la mancanza del racconto del processo creativo che avviene nella creazione di simili esseri. Quindi iniziamo. Allora, come prima cosa, la votazione la svolgiamo solitamente su YouTube. In questo caso vi chiederei di lasciare il commento su chi potrebbe essere il prossimo Supatuba subito qui sotto. Subito dopo andiamo su Twitch, dove insieme alla chat valutiamo diverse possibilità. La prima opzione è se è supereroe o supercattivo, e in questo caso sarebbe stato piuttosto difficile che il Masseo uscisse supereroe, giusto bambini? Infatti ha vinto supercattivo. Subito dopo questo si sceglie il superpotere ed essendo su Twitch, in realtà ci facilitiamo un po' le cose facendo anche esempi di pose, come potrebbe essere la posa se fosse il superpotere X, come potrebbe essere la posa se fosse il superpotere Y. Infatti tra i superpoteri proposti c'era tipo la super voce, una rabbia simile Hulk e non so per quale motivo, per quanto non sia tanto superpotere, il vichingo un po' tuonante simile Thor, che spoiler ha vinto quest'ultimo, forse perché la posa è piaciuta troppo. Una volta che abbiamo appunto tutte queste informazioni possiamo iniziare ad elaborare, ad approfondire la posa e lo schizzo, il disegno per così dire a matita del Masseo in modalità vichingo tuonante, sì. Una volta finito lo schizzo, cosa si fa, signori? Di solito abbiamo sempre fatto l'inchiostrazione. E voi direte, però ma perché cambiare lo stile adesso del Supatuba se l'abbiamo fatto sempre così? E se un giorno li vuoi impaginare tutti insieme, si vedrà la differenza di stile. Ma sti cavoli, adesso mi sto divertendo con una sorta di stile nuovo che sto sperimentando da tempo su Twitch. Per chi segue i video avrà notato questo cambiamento. Quindi questa volta ho semplicemente deciso di saltare letteralmente l'inchiostrazione, andare subito di colore e di modellare, creare, aggiustare anche gli stessi errori anatomici già con il colore. È un processo un po' particolare che mi faceva un po' cagare sotto ai tempi, perché io sono sempre stato altamente dipendente dalla line art, dall'inchiostrazione, in quanto io vengo da una scuola che incentivava l'utilizzo di una line art chiara, di un'inchiostrazione chiara. La maggior parte dei miei artisti preferiti inchiostrano, eccetera. Però per migliorare nel colore ho intrapreso questa impresa, ripetizione, del saltare questo step. Potete cliccare nella scheda che apparirà qui in alto per vedere come sono arrivato a questo punto e come è stato il processo per imparare ad abbandonare la line art e l'inchiostrazione. Line art ed inchiostrazione che ancora utilizzo in molti dei miei disegni. Ma per una volta che mi sto divertendo con il colore, ogni volta che posso la skippo e vado subito di colore. I passi sono i seguenti: prima butto tutto il colore dove va, piatto, semplice. E poi subito dopo inizio già ad aggiungere luci e ombre che creano quella tridimensionalità e poi piano piano approfondisco e vado a dettagliare sempre di più. È un lavoro di livello su livello, di approfondimento su approfondimento. Ma molti di voi non sono qui per questo, sicuramente. Molti di voi vogliono soltanto vedere il risultato figo finito. E molti di voi sono cari amici nostalgici che premono affinché io faccia determinate cose in video. E sì, nostalgici è la parola giusta. Di conseguenza, sappiate che questo lo faccio esclusivamente per voi nostalgici. Ma aggiungerò alla nostalgia un bellissimo tocco di classe. Siete pronti? E
Bene signori, ecco qui a voi il risultato completo. Musica epica. Ok, ve lo faccio vedere meglio a fine video. Siete ovviamente tutti invitati su Twitch, dove a breve faremo anche il prossimo su Patuba. Ricordatevi che solo voi potete salvare questo canale. Solo tu, con il tuo potere del like, il potere del commento, il potere dell'iscrizione, il potere anche della pietà, cioè, guardatemi. Ci vediamo su Twitch, signori, tutti i giorni, tutte le mattine, tutti i pomeriggi. Let's go! Let's go! Let's go! Va bene, basta, vediamo questo disegno.